Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Qualche tempo fa mi era stato richiesto come dipingere un incarnato femminile. In passato appunto avete già visto alcuni miei video su come dipingere vari tipi di incarnato. Ebbene, grazie all'uscita della Congrega della Lama di Morgoth, l'ultima banda delle Daughters of Cain di Warhammer Underworlds, c'è il modello perfetto, quindi oggi vi spiegherò come dipingere un incarnato femminile utilizzando i colori normali, non con i contrast, sfruttando il modello di Kirsa. Quindi, bando alle ciance, iniziamo. Prima cosa da fare, come sempre, dopo aver applicato il fondo di colore, è applicare il primo colore di base. Ovviamente, visto che l'incarnato femminile è abbastanza chiaro, ho optato per una base bianca, quindi Corax White. Per differenziare un pochino l'incarnato dai precedenti video, quindi dall'incarnato standard, diciamo così, e dall'incarnato pallido, il colore che applicherò adesso è il Kislev Flash. E questa è la resa dell'incarnato dopo due passate di Kislev Flash diluito. Ora è il caso di dare un po' di profondità a questo incarnato, come lo facciamo? Con una lavatura, come sempre, che però appunto, come già sapete, sarà la base, quindi lo sketch, su cui poi lavorare con luce e ombre. Utilizzare una lavatura direttamente dalla boccetta è eccessivo in questo caso, perché un incarnato è un modello con pochi volumi definiti. Non stiamo dipingendo uno della caccia divina con muscolazzi ovunque, stiamo dipingendo un delicato modello femminile. Quindi utilizzerò il Reikland diluito con un rapporto 3 a 1 con il Lamian Medium, quindi 3 parti di Lamian, una di Reikland, e applico questo mix su tutto quello che abbiamo dipinto con il Kislev. Come dicevo nell'intro, qui sto utilizzando i colori acrilici standard. Se volete fare un incarnato femminile con i contrast, il mio consiglio è quello di utilizzare un contrast un po' più chiaro, quindi per esempio il Gilliman Flash, diluendolo con almeno 3-4 parti di contrast medium, stando molto molto attenti al pooling, quindi fate in modo che non si depositi nelle parti più basse del modello. Adesso inizia la parte divertente.
Una volta asciutto, questo è l'effetto che fa il Rayland sul nostro incarnato. Ora iniziamo a lumeggiare. Andiamo direttamente con un colore molto chiaro, che è il Rackard Flash. Con il primo sketch, con la prima lumeggiatura, questo è il risultato. Ora aumentiamo leggermente il contrasto sulle ombre, con delle velature molto molto diluite, quindi parliamo almeno 3 a 1, 4 a 1, se non addirittura 5 a 1, qui appunto fate qualche prova per vedere la resa, con il Bookman's Glow, e lo concentriamo nelle zone più in ombra del modello. Come dicevo prima, appunto, potete utilizzare tutte le tecniche che preferite, blending, velature, wet blending, l'importante appunto è arrivare all'effetto finale. L'effetto finale è quello della morbidezza, infatti non avendo dei volumi estremamente definiti, l'importante è creare una sfumatura molto molto graduale. Infine, con il Flade One Flash, applichiamo le ultime lumeggiature. Ebbene, questa è la nostra Kirsa terminata. Come sempre, se avete pareri, richieste, suggerimenti, consigli, qualunque cosa vi venga in mente, commento qui sotto, cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le nostre notifiche sui nostri futuri video, e le dirette, i mini live, qualunque altra cosa. Seguiteci sui nostri social e come sempre, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.